presenti qui sul corso Garibaldi di Reggio Calabria con le Fiat 500. Ecco, questo sarà l'ultimo per quest'anno dei raduni, perché sei veterano dei raduni delle Fiat 500. Ecco, però quest'anno avete fatto ogni 500 e abbellita. Ho avuto questa idea per addobbare le 500 da 500 al tema natalizio. È stata un'idea veramente eccellente per quanto riguarda le Fiat 500, e sono state prese d'assalto da tutti i visitatori qua, da tutti i passanti che sono qui sul corso Garibaldi. Abbiamo scelto il teatro comunale e veramente sono contento, l'abbiamo fatto così, l'ho voluto ideare io, e tutto, ripeto, al tema natalizio. Contentissimo, veramente sono piaciute a tutti, le macchine sono tutte illuminate e abbiamo questo bellissimo presepe pure che abbiamo creato per portarlo qui e metterli in mostra per tutti i cittadini. Quanti 500 ci sono? E oggi ce ne sono una quarantina, e visto, nonostante le previsioni meteo non buone, però ce l'abbiamo fatta lo stesso, sono contento. Ogni 500, Presidente, ha una storia. Ecco sì, ogni 500 ha una storia, perché ogni 500ista pure ha una storia che racconta di quando era giovane, di quando era ragazzino, di quando ha fatto 18 anni che la sua prima macchina è stata la 500, e devo dire che la 500 ha fatto la storia in Italia e nel mondo. Ecco, si conclude naturalmente il primo raduno, poi del 2024 sarà giorno 1, lo ricordiamo, a mezzogiorno, per il tuffo a mare, ecco, sì, organizzato dall'associazione FBA di Torino Massaro, un saluto. Quindi voi poi aprite il 2024 con il primo raduno ogni anno lì presso il Lido Comunale di Reggio Calabria. Esattamente, col 51esimo tuffo in mare di Capodanno, porteremo tutti i tuffatori a bordo delle nostre Fiat 500 col tettuccio apribile, che rappresentiamo l'estate in inverno, e li consegneremo alle magiche acque dello stesso. Mi dicevi prima che già le adesioni per questo evento sono già abbastanza numerosi. Sì, sì. L'anno scorso addirittura abbiamo superato i 200 vetture. Sì, infatti abbiamo messo un limite perché ci sarà molta gente, tanti curiosi per questo tuffo in mare. Quindi l'invito, venite giorno 1 presso il lungomare del Giocala per tuffo a mare, e così ci vediamo all'Arena dello Stretto. Buon anno e buon anno. Grazie e tanti auguri a tutti i cinquecentisti, a tutti i cinquecentisti reggini, a tutti gli automobilisti reggini, e gli facciamo 500 auguri di buon Natale, un felice anno nuovo, e che sia un anno bello e ricco per tutti. Questo è un Fiat 1100 BLR del 1947. Ecco, ti è venuta l'idea di fare il presepe? Sì, noi facciamo ogni anno o nelle 500 o su questo. L'anno scorso l'abbiamo fatto su questo, quest'anno abbiamo realizzato questo presepe diverso, diciamo, dai vecchi tempi. Però so che questo qua l'hanno realizzato in realtà delle... Questi l'hanno realizzato tutti i professoressi di Villa San Giuseppe, della scuola di Villa San Giuseppe, e l'hanno distribuito in vari paesi, tutte le scuole. Vicino. E ci sono i mestieri di una volta, il falegname, sì, la tessitrice, sì, il trappito, la furnaro, ecco, l'armaciera, tutti i mestieri che c'erano. Ecco, poi noi ne abbiamo realizzato uno, stiamo realizzando uno per il giorno 26 a Villa San Giuseppe, un presepio vivente con tutti, con gli animali, che ci sono gli animali, ci sono tutti i misteri che si usavano una volta, il calzolaio, il falegname. Quindi il 26 di... subito dopo Natale, ecco, subito dopo Santo Stefano. Dalle 5 e mezza all'8, alle 8 e mezza facciamo i crispelli, e ci sono tutti gli animali, tutti i personaggi che si usavano. Quindi un presepe... come ai vecchi tempi, veramente, perché è un borgo vecchio, è un borgo vecchio, vecchissimo. E noi facciamo varie postazioni. Se venite il giorno 26 ci fa piacere, abbiamo poi a termine una bella crispellata e altre per tutti. Belle cose. È un bicchiere di vino, è un bicchiere di vino sicuramente.